Questa bimba fin da quando è nata aveva una domanda molto semplice che prevedeva una risposta molto complessa. La sua domanda era voglio respirare, purtroppo una risposta era molto complessa. In Russia non è riuscita a trovare una risposta perché aveva una malformazione congenita rara e molto impegnativa della trachea. È stata lanciata attraverso la televisione russa un appello e i genitori attraverso canali, loro si sono rivolti prima in Germania e poi in Israele a cercare questa risposta e poi in realtà invece l'hanno trovata nel nostro istituto. Allora ci domandiamo perché il nostro istituto non la Germania, non Israele? Probabilmente perché in questo istituto è stato creato ormai da 3 anni, voluto e coordinato dal dottor Pietro Tuo, che è il nostro capo dipartimento della alta intensità di cura e il cui team leader è qui presente, Michele Torre, un team che si dedica alla chirurgia, non solo alla chirurgia, diagnostica, trattamento mini-invasivo delle vie aeree, che è una cosa, diciamo, di nicchia, ma che sembra di nicchia perché in realtà si sta estendendo moltissimo il suo operato. Evidentemente è stato scelto Gaslini proprio per questa offerta molto articolata. Io non dico altro perché vorrei che di quello che è stato fatto parla il settore, voglio solo dire una cosa. Parlate brevemente che devono tradurre. Ah, fate per lo scherzo, via. Dico solo una cosa che mi sembra molto importante. Michele Torre ha appena compiuto 40 anni, questo significa che il Gaslini sa investire, non su un vecchio, su un giovane. E questo è importante, perché è il futuro che viene lanciato. La bambina è nata con una malattia rara della trachea, che si chiama stenosi tracheale congenita, per cui la trachea è tutta la trachea, dal collo fino ai bronchi, composta da anelli cartilaginei completi e molto più stretti del normale. In più lei aveva associato anche un'anomalia dell'arteria polmonare che faceva un giro attorno alla trachea e quindi la stringeva ulteriormente. Queste due condizioni necessitavano di un intervento chirurgico che è piuttosto delicato e che si può fare in un centro dove ci sia un team di specialisti che possano gestire il problema in maniera globale. Loro appunto non sono riusciti a trovare questa risposta in Russia ed è per questo che sono venuti qui. Qui a Gaslini abbiamo iniziato già da 3 anni questo percorso, lei non è certo l'unica paziente che abbiamo operato. Il giorno prima avevamo fatto ad esempio un intervento su un paziente che era già stato operato prima a Londra. E sicuramente questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione di tutti i gruppi e alla volontà del dottor Tuo che ha creato, diciamo, questo gruppo usando le risorse nostre, ma noi siamo andati poi a formarci all'estero per chiaramente acquisire le esperienze. Grazie anche al professor Monnier, che è il nostro consulente, che ci ha accompagnato in questo tipo di chirurgia. Il professor Monnier è un esperto mondiale in questo tipo di chirurgia e lui ci ha accompagnato per i primi anni proprio per, come dire, assisterci in questi interventi delicati.